cooperativa La Terra e il Cielo nasce nel 1980 e si può ritenere un'azienda cooperativa pioniera del biologico in Italia, ma forse anche in Europa. Cioè, certamente siamo partiti per un ideale, non per un fattore economico. L'ideale nostro era ed è oggi quello di fare agricoltura biologica nel rispetto dell'operatore agricolo, che è il primo ad essere inquinato dalle sostanze nocive, per l'ambiente e naturalmente per il consumatore, che il fruitore ultimo dei prodotti biologici. La nostra cooperativa rappresenta 110 aziende agricole, soprattutto marchigiane, piccole aziende agricole che non riescono a rimanere sul mercato, che noi da ormai da 2-3 anni ci stiamo impegnando, soprattutto in Italia e soprattutto nella regione Marche, per far conoscere, per promuovere e vendere il prodotto biologico delle aziende agricole marchigiane nel luogo. Fare in modo che il prodotto della zona venga consumato in zona, che soprattutto in questo modo si ristabilisce un antico equilibrio che esisteva prima e che deve ritornare ad essere. La globalizzazione ha sconvolto un po' tutto questo e stiamo notando anche qua molte terre abbandonate perché non c'è più convenienza a coltivare, dato l'importazione di prodotti con un'economia, un valore molto più basso. Questo favorisce solo una classe sociale, diciamo il grosso commercio, ma non e certamente favorisce tutto il popolo, quindi un equilibrio del territorio. Ho anche capito molte cose che sono legate per esempio al discorso dei prezzi, molto spesso anche gente della nostra età, ragazzi, non si pongono il problema del perché scegliere un pacco di pasta biologico piuttosto che un pacco di pasta convenzionale. E adesso ho scoperto tutte le motivazioni che ci stanno dietro, che sono molteplici, e appunto nel mio piccolo cerco di far capire anche alle persone che conosco quello che c'è dietro, tutto il lavoro, tutto l'impegno che è notevole. Perché l'accusa più comune dei consumatori è quello di dire il biologico costa troppo. Cioè, io vorrei sfatare questo detto comune. Cioè, il biologico costa di più, però dobbiamo tenere presente tutti i costi sociali che l'agricoltura biologica non ha. Cosa intendo con costi sociali? Intendo l'inquinamento delle falde acquifere. Qui siamo nelle Marche, la regione più inquinata, penso, d'Italia, con le falde acquifere. Pensiamo ai nitrati, pensiamo alla Trazina, e quindi ogni comune ha predisposto o depuratori o addirittura quello di pescare acqua. Qui siamo nella Valmise Nevola, all'interno a Gorgo Vivo, quindi creando squilibrio ambientale, portando l'acqua dalle montagne fino al mare, quindi creando degli squilibri a livello ambientale non da poco, ma oltre a quello anche i problemi sanitari, i problemi sociali. Quindi se noi andiamo a analizzare tutti questi costi, che noi non vediamo perché il consumatore va nel negozio, vede una pasta da 40 centesimi e una pasta da 1 euro, 1,50 euro, e fa subito il raffronto, dice oddio, costa troppo. Però quella pasta da 40 centesimi, se andiamo ad aggiungere tutti i costi che noi paghiamo con le tasse, alla fine noi possiamo dire che il biologico costa meno di un prodotto convenzionale. Quindi attenzione, ecco, vorrei sfatare questo mito. Per questo mi sento nel mio piccolo fiero di appartenere sia alla cooperativa sia al mondo dell'agricoltura biologica. Spero che altri prendano questo esempio e che anche i cosiddetti consumatori non si sentano sì consumatori quando partecipano con noi a questo discorso, perché sono partecipi anche della loro vita, del loro territorio, della loro salute. Sicuramente anch'io sono fiera, sono molto contenta di far parte di questa realtà e quindi spero che, insomma, che continui di poter continuare a fare